Dicevo, ragazzi, scusate, l'ultima cosa che vi faccio vedere è questo giacchino di questo bellissimo verde lime barra giallo di Silvia Liss con etichetta, costava 70 euro, questo è proprio nuovo. E l'ho pagato sulle 10 euro, non mi ricordo. Comunque è carina perché anche la manica è fatta così ed è sì un po' sportivo per i miei canoni, però ho immaginato di renderlo abbastanza bon ton. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video che arriverà tra pochissimo, domani magari, perché devo farvi vedere ancora alcuni acquisti. Ciao belle, vi faccio vedere già anche l'outfit, perché l'outfit in realtà è molto bello oggi. E indosso una cosa nuova che ho comprato ai saldi, già che ci siamo. Allora, questa tutina qui che è un po' corta, continua a venire su, ma io poi al lavoro la tiro giù. Non mi interessa perché ho sulle calze super coprenti, anche se è un po' corto, pace amen. Io me la sono voluta mettere lo stesso, è molto bello. Ho preso la taglia L per chi volesse orientarsi, va benissimo, per fortuna che l'ho presa perché non c'era la M, sennò vabbè, probabilmente mi andava bene anche la M, però sarebbe stata un po' più attaccata e fatta così, tutta aperta davanti. Sotto ci ho messo una magliettina, anche questa presa coi saldi, da Bershka, l'ho pagata 3 euro, maniche lunghe, costine con tutti i laccetti che secondo me ci stanno bene. La mia super cintura vintage, questa qua nera di pelle, bellissima, che ho preso appunto da Claire, calze coprenti nere molto belle. Dopo vi faccio, ve le dovrei far vedere, vediamo se riesco senza interrompere il video. Cappellino questo qua di Calliope e rossetto in tinta con la tuta e trucco make up con la palette, quella cremosa.